Roma sull'emodinamica ha espresso un parere critico, per la verità, ma sull'emodinamica in generale in Molise. Noi, come si suol dire, teniamo botta e abbiamo chiesto di mantenere tutte le postazioni, chiamiamole così, di emodinamica e finora non abbiamo avuto resistenza da parte di Roma. Per cui potenziamo Termoli, c'è un nuovo responsabile del reparto che è molto motivato. La formazione del personale assegnato al cardiologia, in particolare al servizio di emodinamica di Termoli, è in corso di formazione. Noi abbiamo un obiettivo, quello di riportare Termoli ad un H24 entro fine anno, ma penso che se siamo bravi ci riusciremo anche prima. Allora, il Sant'Timoteo è un ospedale a cui teniamo moltissimo, come tutti gli ospedali che in questo momento funzionano in Molise, quindi mi riferisco ai nostri tre ospedali, Isernia, Termoli, Campobasso, che è l'hub, e non ultimo per importanza, ma l'ospedale di Agnone, che è di area disagiata. Questi ospedali rimarranno nel posto, ve lo anticipo, quindi non ci saranno tagli assolutamente, però una riorganizzazione complessiva va fatta perché si migliori il servizio che noi diamo, servizio sanitario che diamo agli utenti molisani. Gli accordi di confine non debbono svilire i nostri presidi ospedalieri, gli accordi di confine devono consentire di ampliare i servizi sanitari che i nostri presidi ospedalieri possono offrire alla nostra utenza. D'altronde l'accordo di confine è sempre un do ut des, cioè è un ampliamento dei servizi, ma è anche un'offerta di servizi a popolazioni limitrofe. Sto pensando all'Abruzzo, sto pensando alla Campania, sto pensando al Lazio, sto pensando anche alla Puglia. Punto Nascita ha un percorso segnato da Roma e segnato da una sentenza del TAR del 2021 che ne prevede la chiusura con un percorso nuovo, anche dato da accordi di confine. Stiamo mettendo a punto questo percorso in maniera tale che le partorienti del Basso Molise sappiano precisamente qual è il percorso che possono seguire, perché è sempre una scelta per partorire, e ci è stato sollecitato il 27 di settembre di nuovo la riorganizzazione e la chiusura del punto nascita di Termoli. Quindi stiamo ragionando con un decreto, abbiamo ottenuto le nuove relazioni di ASREM e della Direzione Regionale della Salute, stiamo mettendo a punto un provvedimento che ridimensioni il punto nascita di Termoli, ma nel senso che lo metta in una rete, anche di confine.